Mango, mango, mon amour, mango che magia, mango, mango, perché fa così bene alla nostra pelle? Perché questo frutto dovrebbe in qualche modo cambiare la nostra vita? Beh, perché la frutta è magica e soprattutto in un tempo di così grande stress dovremmo puntare lo sguardo in questa transizione, in questo cambiamento alla frutta tropicale, ma in particolare papaya, mango. Vanno a nutrire le nostre ghiandole surrenali, ci fanno bene, fanno il nostro bene e magari accompagnandole con una buona respirazione, la giusta attività fisica, una pratica yoga costante e perché no, anche la ridefinizione di alcune nostre credenze limitanti possiamo fare la differenza. C'è chi in questo tempo ha perso casa, lavoro, familiari e allora perché non ripartire dalla semplicità? Basta un frutto, sì, a volte anche questo basta un frutto, certo di qualità, ed è per questo che ho scelto Dal Tropico, un'azienda siciliana che garantisce questa qualità, ma soprattutto un'azienda italiana per ripartire insieme, ridare forza, ridare forma a quello che noi siamo, perché in questo momento nel quale tutti ci vorrebbero uguali, ma se noi ci affacciamo tutti uguali, come possiamo esprimere i nostri talenti? Come possiamo esprimere il meglio di noi? È come se io cercassi in questi manghi ognuno uguale all'altro, eppure sono uno diverso dall'altro, hanno uno una consistenza diversa dall'altra. Come consumare il mango in ogni sua forma. L'importante è lasciare sempre lontano i grassi da questo frutto, come da tutta la frutta. Ecco che con me ho un libro speciale che ricorda i benefici anche del mango. Eh sì, questo libro. Questa è la Bibbia, in qualche modo, vegana e vegetariana, dei vegetariani, vegani, dei plant-based. Da qui nasce questo movimento, da qui nasce tutto. Un libro introvabile, davvero talmente introvabile che ha un valore straordinario. E noi lo abbiamo trovato in questo tempo di permanenza in Francia, a Nizza, lo abbiamo trovato così appoggiato lì per noi, perché fosse tramite per il nostro benessere. E che cosa c'è scritto in questo libro già negli anni 70? C'è scritto che dobbiamo tornare a mangiare fibra, dobbiamo tornare a mangiare semplice, dobbiamo semplificare e che spesso in un frutto vi è molto più componente di contenuti grassi, vitamine, zuccheri di quanto noi possiamo immaginare, ma soprattutto di molti alimenti sintetici. Scordiamoci il tema calorie, perché spesso si innesca il meccanismo calorie poche, calorie sane. No, 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 mango, mango italiano. Torniamo a semplificare, dimentichiamo le calorie.